Ciao ragazzi e ragazze, nel video di oggi di nuovo i libri. Il libro di oggi non è un libro di business, non è un libro di economia, è un libro che sto leggendo quasi finito in realtà. Se vedete, è quasi finito, mancheranno 30 pagine. Di cui però voglio parlare comunque, nonostante non l'abbia ancora finito, perché trovo che sia un libro, un testo veramente pieno di spunti, pieno di cose che noi dovremmo sapere nella storia di questo paese. Il testo è La vita agra di Luciano Bianciardi. È un testo che racconta di un'esperienza autobiografica dell'autore, nonostante sia scritto come un romanzo, legato all'incidente della miniera di Ribolla del 54, in cui persero la vita 43 minatori. La storia è di Bianciardi, che in realtà è un altro protagonista, ovviamente un altro personaggio che parla in prima persona, che si trasferisce dalla Grossetana a Milano. In questa avventura trova anche un amante, che insomma diventa la sua compagna, e vive prima in stanze con altre persone e poi in un appartamento, insomma, in cui affitta un pezzo della casa con la compagna. Non vado avanti nel raccontarvi la storia di questo libro, ma è un libro che io ho trovato, non sapendo che fosse un libro che, per quanto classico, non viene mai insegnato nelle scuole, che parla degli anni 60 italiani, degli anni 60 del boom economico in cui in qualche modo il lavoro si trova, e un mondo che scopre gli uffici, le segretarie, i dirigenti. È un mondo assurdo che per noi oggi è normalissimo, che però per l'epoca era un boom, era una cosa pazzesca. Questo mondo di chi dalla provincia va alla città e ne scopre le caratteristiche. Vi leggo un estratto del capitolo 7 che parla dell'autobus e scrive: ogni mattina la gita in tram è un viaggio in compagnia di estranei che non si parlano, anzi di nemici che si odiano. C'è anche un cartello che vieta le discussioni al personale, minaccia l'articolo 344 del codice contro l'ingiuria nei suoi confronti. Così la gente subisce spaurita e silenziosa i rabbuffi gutturali del bigliettaio che sollecita di continuo inesistente di andare avanti, come facevano un tempo le zie dei casini, ed osa parsimoniosamente l'apertura delle porte automatiche e si richiama quando necessario il regolamento. Siamo passibili di sanzioni disciplinari, precisa. Il conducente siede cupo e serio, pronto col piede sul campanello, quando una strada sipari un veicolo o un pedone. Il bigliettaio sta dietro, sollecito ai rabbuffi del viaggiatore e del dosaggio della porta automatica. La gente li rispetta e li teme e li odia, e del resto odia tutto il suo prossimo. È difficile riconoscere una faccia, anche se fai tutti i giorni per anni la solita linea. Questo anche perché si somigliano tutti i passeggeri del tram. Ci sono tre tipi fondamentali di faccia. La faccia del ragioniere in camicia bianca, con gli occhi stanchi di sonno già alle 8 del mattino, e talvolta i baffetti. Sempre due solchi profondi che partono da sotto le occhiaie bluastre e arrivano agli angoli della bocca. Poi c'è la faccia disfatta della casalinga che va al mercato lontano perché si risparmia un po' di danaro, nonostante l'ingombro della sporta piena, è sempre la prima a salire. Infine c'è la dattilografetta con le gambette secche che ha una faccia smunta, stirata, alacre, color della terra, color del verme peloso che striscia sulle foglie dei platani. Questo libro è un libro che tutti coloro che vivono in una città, specialmente arrivando dalla provincia, dovrebbero leggere. È un libro che per una generazione come la mia, dei millennial, è forse l'ultima, la prima, quindi insomma, generazione Z, secondo me è utilissimo. Un libro che in qualche modo mi ha ricordato i libri dell'esistenzialismo francese degli stessi anni, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, in realtà soprattutto Albert Camus. Ve lo consiglio, è un libro che fa riflettere, si legge anche in breve, perché è un libro breve, sono neanche 200 pagine scritte grandi. È un libro che ho scoperto perché una delle citazioni, insomma, una citazione di questo libro era contenuta in un altro libro che mi piaceva. Ho detto: sai che c'è? Questa è una bella citazione, voglio leggere il libro. Consiglio di farlo anche a voi. Stop whining.